Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, a coloro che si stanno affaticando facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto nel mondo, e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Miei saluti. Come vedete qui sullo schermo è la foto di come sarà, come è stato descritto dalle scritture, il giorno del Padre, il giorno della distruzione, la distruzione che sta per arrivare. E i così chiamati UFO che vedete sono dei cari del Padre. Io personalmente, il Padre mi ha benedetto dandomi un sogno, che è una visione di come sarà più o meno quel giorno. E vi dico, non è un giorno da rizzate, non è un giorno di felicità, è davvero un giorno di distruzione, un giorno di dolore, un giorno davvero pesante, e in stesso momento un giorno di grande gioia per coloro che saranno salvati, perché in stesso momento ci sarà la distruzione e nel stesso momento ci sarà anche la salvezza degli eletti della casa di Yasharala. Ok? Perciò oggi ho preparato la lezione leggendo dal libro di Geremia capitolo 30, e dovete capire che prima di questo giorno devono succedere delle cose. E ci siamo quasi quasi, ma c'è un momento che deve arrivare, un momento davvero pesante, un momento bruttissimo, ok? Almeno per i santi. E chi sono i santi? I santi sono i figli di Israele, che sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini. Questi sono i veri israeliti. E arriva questo momento che sarà davvero pesante. Se loro non accettano il mondo e quello che ha da offrire il mondo, governato dai malvagi, non potranno fare nulla. Sarà una vita davvero difficile per loro. Il Padre ha fatto questo, che è il momento proprio di prova, l'ora di prova, per vedere chi sta proprio dalla sua parte. Leggiamo. Questo è il libro di Geremia, capitolo 30. Leggo dal versetto 1, dice: la parola che fu dal Signore Yahweh indirizzata a Geremia dicendo: così ha detto il Signore Yahweh, il potere di Yasharala, scriviti in un libro tutte le parole che io ti ho detto. Perciò che, ecco, i giorni vengono, dice il Signore Yahweh, che io ritrarrò di cattività il mio popolo, Yasharala e Giuda, ha detto il Signore. Anzi, andiamo a vedere un'altra versione, che magari è più semplice. Poiché ecco, vengono, giorni vengono, scrivi in un libro tutte le parole che ti ho dette. Poiché ecco, i giorni vengono, dice il Signore Yahweh, in cui io riporterò all'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda. Questo esilio si intende schiavitù, anzi,
Torniamo qui e leggiamo dalla Blue Letter Bible. La parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno Yahweh in questi termini. Così parla l'Eterno, il potere di Yasharala, dicendo: scrivi in un libro tutte le parole che ti ho detto. Poiché, ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno Yahweh, che io ricondurrò la cattività del mio popolo Yasharala e Giuda, dice l'Eterno, e li farò tornare nel paese che ho dato loro padre, e lo possederanno. Perciò questa è la promessa, questo è quello che avverrà alla fine. I veri figli di Yasharala saranno ricondotti dal padre alla loro terra, che è Israele, occupato dai falsi ebrei, occupato dai figli di Amalek, figli di Elifaz, figli di Esau, la stirpe malvagia. Arriva il giorno di cui il padre ricondurrà il suo popolo, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, saranno ricondotti al loro paese proprio. Ok, poi vediamo, ma prima ci sono cose che succederanno. E queste sono le parole che il Signore Yahweh pronunciò riguardo a Yasharala e a Giuda. Vedete qui che sono separati, divisi in due. Questo attraverso la faccenda che si trova nel libro di Primo Re, capitolo 12, e Secondo Cronache, capitolo 10. Lì si vede che il popolo si è diviso in due. C'era il regno del sud, che era il regno di Giuda, e il regno del nord, che sono, si chiamano Israele. Ok? Dunque sono tutti figli di Yasharala, Israele, ma si sono separati qui. Ecco perché c'è questa divisione. Poiché così dice l'Eterno Yahweh: abbiamo sentito una voce di tremore, di paura e non di pace. Infatti, queste voci sono delle cose ad arrivare, giorni davvero pesanti, momenti difficili. Chiedete ora e vedete se un uomo traveste con un bambino, perché vedo ogni uomo con le mani sui lombi come una donna in travaglio, e tutte le facce sono pallide. Sì, questo è un esempio. Avete mai visto una donna che sta per partorire? Tutto il dolore che prova. Ok? Arriva il momento che gli uomini si troveranno proprio in una difficoltà assurda, che sembra proprio il momento che una donna deve partorire. E questo si chiama la distesa, il momento della difficoltà di Giacobbe. Arriva, preparatevi lo spirito, preparatevi l'anima, perché questo momento sta per arrivare. Una volta che la profezia principale che stiamo attendendo, che è quello del marchio della bestia, che è il microchip, quando sarà messo in vigore, chi non prende questo marchio non potrà purtroppo fare parte della società e sarà perseguitato. Qui il padre vede chi sarà con lui, ok? Ahimè, per quel giorno è grande, così che nessuno è come lui. Sì, è anche il tempo di angoscia per Giacobbe, ma ne sarà salvato. È il tempo di angoscia per Giacobbe, ma sarà salvato. Nonostante tutto, tutto Yasharala sarà salvato, perché questa è la promessa del Padre.
anche i due terzi della casa di Yasharala che sono che prendono la parte prendono la strada dei malvagi saranno salvati. Questa è la misericordia del Padre, ma non prima della punizione che avranno. Perciò, per sfuggire alla punizione, qual è? Ritornare nei comandamenti e statuiti del Padre che ha fondato fin dall'inizio e accettare il suo figlio Yahweh Shai, cominciare a chiamare il suo nome vero che è Yahweh Shai, il nome del Padre Yahweh, uscirne fuori dalle filosofie, dalle religioni, da tutte le calunnie di questo mondo e vivere il Vangelo alla sua pienezza, che è questa verità, al meglio della propria capacità. Questo è l'unico modo di cui uno può sfuggire questi castighi, perché come sapete due terzi della casa di Yasharala saranno distrutti assieme ai malvagi, perché hanno deciso di scegliere il mondo e solo un terzo sarà salvato, ok? Ed è quello che c'è scritto qui, sarà salvato perché questi due terzi che saranno distrutti con i malvagi verranno rinati nel regno nuovo, ok? Governato dal figlio del Padre Yahweh Shai e assieme a lui, sotto di lui, il re Davide. Poi sotto il re Davide i 12 apostoli, sotto i 12 apostoli i 144 eletti. Questo sarà la gerarchia del nuovo regno, ok? Ma avremo tutti un cuore sotto Yahweh Shai. Come sapete, Yahweh Shai è uno con il Padre. E così sarà. Perciò, questi si nasceranno nel nuovo regno e saranno i figli degli eletti. Questa è la misericordia per tutta la casa di Yasharala. Perciò tutta la casa di Yasharala, nonostante tutto, anche coloro che verranno distrutti assieme ai malvagi, saranno salvati. Ok? Dunque, questa distruzione non sarà facile. Sarà una distruzione bruttissima. Perciò, noi, il Padre ha messo, ha fatto tutto possibile affinché questo messaggio possa arrivare a tutti i figli di Israele, Yasharala, anche attraverso questo strumento internet, che Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai volendo, farò la mia prossima lezione sullo strumento di internet che il Padre ha creato proprio, affinché questo messaggio possa arrivare ai quattro punti della terra. Continuo. Poiché in quel giorno avverrà, dice l'Eterno degli eserciti, ok? Anzi, torno un attimo qui. Ahimè, per quel giorno è grande, così che nessuno è come lui. Sì, è anche il tempo di angoscia per Giacobbe. Giacobbe rappresenta la casa di Yasharala, Israele, ma ne sarà salvato, poiché in quel giorno avverrà, dice l'Eterno degli eserciti, che spazzerò il suo giogo dal tuo collo e spezzerò i tuoi legami e gli stranieri non si serviranno più di lui. Perché in questo momento dovete capire che siamo in schiavitù. Sono da molti anni che cominciamo ad andare in schiavitù. Anzi, leggendo dal libro di Secondo Re, leggendo più o meno dal capitolo 17 lì, abbiamo cominciato a seguire diversi idoli e siamo stati portati via sia dagli Assiri, dai Babilonesi e l'ultimo dai figli di Esaù, venuti come i Greci, i Romani,
romano greco, e fino al giorno d'oggi siamo ancora sotto la loro schiavitù. Ok? Coloro che non vedono questa cosa sono davvero ciechi. Devono pregare affinché il Padre possa aprire gli occhi. Perciò verremo salvati da questa schiavitù e non saremo più schiavi a questa gente qui. Ma serviranno il Signore Yahweh, il loro potere, e Davide, il loro re, che io susciterò per loro. Come vedete, come avevo detto prima, Davide sarà il nostro re. Prima ci sarà Yahweh, rappresentato da suo figlio Yahweh Shai. Ok? Perché Yahweh Shai è uno con suo figlio. Scusatemi, Yahweh è uno con suo figlio Yahweh Shai. Il padre è troppo grande. Sarà con noi in spirito. Ok? Ma saremo molto vicino a lui. Cosa farà? Manderà suo figlio Yahweh Shai. Sarà il nostro grande re. Poi ci sarà anche il re Davide. Poi ci saranno i 12 apostoli. E ci saranno poi i 144.000 eletti. E sotto loro ci saranno un terzo, tutto il resto, che governeranno il nuovo regno. Perciò, e qui continuiamo, perciò non temere, o mio servitore Giacobbe, dice l'Eterno, non sgomentati, o Yasharala, perché ecco, io salverò te da lontano e la tua discendenza dal paese della loro schiavitù. E Giacobbe tornerà, si riposerà e sarà tranquillo, e nessuno lo spaventerà. Il Padre è davvero misericordioso. In stesso momento è terribile, ma è misericordioso ai figli di Yasharala, per sempre lo sarà. Ok? Non dobbiamo avere paura di ciò che sta per arrivare. Questo versetto è molto profondo, perché ciò che sta per arrivare, tanti avranno paura. Per paura cederanno, ma coloro che non avranno paura, che metteranno tutto il loro cuore e speranza sul Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai, non avranno problemi. Soffriremo la carne per un po', ma sappiamo che la salvezza è dietro le porte. Poiché io sono con te, dice l'Eterno, per salvarti, anche se ho fatto la fine di tutte le nazioni dove ti ho disperso, non ti metterò fine del tutto, ma ti correggerò in misura e non ti lascerò del tutto impunito. Lì è chiaro, ok? Molte nazioni, tutte le nazioni saranno distrutte, il loro potere saranno distrutti e saranno guidati in schiavitù. Coloro che oggi se ne sono approfittati di tutti noi, figli di Yasharala, pagheranno per ogni cosa che hanno fatto. Pagheranno, sì, per ogni cosa che hanno fatto. Poiché così dice il livido Signore, non so quanto, versetto 12, controlliamo qui. Così parla il Signore, la tua ferita è incurabile. La tua piaga è grave. Qui è profondo. Perché cosa succede? Perdonatemi. Cosa succede? Scusatemi. 12. Scusatemi un attimo. Ok, penso che leggerò un po' da qui, perché la traduzione sta facendo quello che vuole.
Ok? Le nostre ferite sono incurabili, sono solamente incurabili dal Padre, perciò è inutile che ci vendiamo al mondo. Non importa quanti soldi che veniamo offerti, non importa tutto il resto, tutto il comfort di questa vita che ci verrà promesso, non valgono nulla, non saremo lo stesso curabili, saremo sempre visti come quelli più sotto nella società. Dobbiamo solamente avere speranza nella salvezza completa del Padre Yahweh attraverso il suo figlio Yahweh Shai. Scusatemi. Nessuno difende la tua causa per un'ulcera. Vi sono medicine, ma per te non c'è guarigione. È proprio quello che ho appena spiegato. Scusatemi, non so perché. Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticata. Non si preoccupano più di te, per te, poiché io ti ho percosso come si percuote un nemico. Ti ho inflitto la correzione di un uomo crudele per la tua grande iniquità, perché i tuoi peccati sono andati aumentando. Infatti, noi figli di Yasharala siamo diventati cattivi e ancora più cattivi dei cattivi. Come avevo detto, leggendo dal libro Il Secondo Re, e anche molto prima, cominciate a vedere gli abomini che i figli di Yasharala hanno creato. E queste stesse anime sono qui al giorno d'oggi, perché la reincarnazione è biblica. Ho fatto già una lezione riguardo. E se qualcuno vuole, penso di aver creato una playlist, se no guardate tra i video che ho fatto la reincarnazione. Questi stessi spiriti sono qui al giorno d'oggi, che vanno dietro diversi idoli. Cioè, coloro che prendiamo come idoli non sono altro che demoni che ci sviano. Sono strumenti per sviarci. Questi si sono venduti al Satana e la sua ricchezza che non dura niente, che è tutto illusione, facendo sì che i giovani li seguono. Gli artisti non sono altro che manichini, marionette, i politici lo stesso. Noi abbiamo fatto tanto danno, e infatti ripagheremo. Possiamo solamente chiedere la misericordia, osservando i comandamenti del Padre Yahweh, conoscendo il suo vero nome, il nome di suo figlio Yahweh Shai, chiamando questi nomi, e non peccare più, facendo la nostra meglio per non peccare più. Il peccato è andare contro i comandamenti, ok? Perché gridi a causa della tua ferita, il tuo dolore è insanabile. Io ti ho fatto queste cose per la tua grande iniquità, perché i tuoi peccati sono andati aumentando. Tuttavia, coloro che ti divorano saranno divorati. Anzi, prima di arrivare qui, gli uomini diventano effeminite, diventano omosessuali, ognuno cerca il suo, nessuno vuole ascoltare la verità, nessuno vuole conoscere la verità, non gliene sbatte niente, gli basta solamente il successo, che alla fine non è successo, è solo un'illusione. Lo Stato promuove tutti gli abomini che un uomo può partorire adesso, basta fare l'operazione. Un uomo può diventare donna, una donna può diventare uomo,
per dire poco, ma ce ne sono tante cose infinite. Se uno non vede che questo mondo è degenerato ed è peggio di Sodoma e Gomorra, ha proprio bisogno di aprire gli occhi. Vuol dire che quella persona sta davvero dormendo spiritualmente. Tuttavia, coloro che ti divorano saranno divorati, tutti i tuoi nemici, tutti quanti saranno deportati, quelli che ti spogliano saranno spogliati, quelli che ti saccheggiano li abbandonerò al saccheggio. E questo è il ripagamento di tutte queste nazioni, ok? Iniziando da Babilonia e Grande America, gli europei, i moabiti, i cinesi, Amon, i giapponesi, Asia, i figli di Ismael, gli arabi, se ne sono approfittati tutti dei figli di Asharala, se ne sono approfittati della nostra schiavitù, pagheranno per ogni singola cosa che hanno fatto. Ma chi è che pagherà di più? I figli di Esaù, i così chiamati caucasi, i così chiamati uomini bianchi. Ok? Che ce ne sono anche i figli di Asharala, che sono come i uomini bianchi. Ma dallo spirito, coloro che sono la stirpe dei malvagi, saranno loro a pagare di più. Perché la loro schiavitù sarà la più dura e dopo 1000 anni saranno sterminati. Sì, questo è il giudizio giusto del Padre. Questa è la buona novella. Che gli Asharala, i così chiamati negri, nativi americani e latini, che sono stati usati tutti questi anni, sfruttati, saranno salvati e saranno i re del nuovo regno ad avvenire. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice Yahweh, poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si cura. Infatti sì, siamo i zimbelli, o non so, siamo coloro che prendono in giro i più bassi della società, ma il Padre curerà le nostre ferite, che questo porta sempre alle maledizioni nel libro di Levitico 28. Tutte queste maledizioni torneranno ai nostri nemici e ai malvagi, e le benedizioni arriveranno. Le benedizioni sono la cura del Padre, perché ora c'è una maledizione su di noi. Ecco perché soffriamo, e non importa quanto facciamo per essere accettati, saremo sempre quelli che siamo. Così parla il Signore Yahweh, ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe, e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto. Ok? Da tutti gli angoli della terra dove siamo stati portati in schiavitù, saremo riradunati. Ok? Ne usciranno ringraziamenti, voci di gente festanti. Io li moltiplicherò e non saranno più ridotti a pochi, li renderò onorati e non saranno più avvegliati. I suoi figli saranno come furono un tempo, la sua comunità sarà stabilita davanti a me e io punirò tutti i loro oppressori. Ok, come vedete, torneremo ad essere i re di questo mondo. Torneremo ad essere i favoriti del Padre, perché ora ci ha cacciato via per i nostri peccati, di cui molti continuano, due tezze continuano sempre a fare quello che fa arrabbiare il Padre.
e lo fanno senza guardare alle spalle. Attenti che sarete puniti a breve e non sarà facile come pensano. I tuoi soldi non ti potranno salvare, le tue conoscenze non ti potranno salvare, nulla ti potrà salvare, ok? Il loro principe sarà uno di essi e chi li dominerà uscirà di mezzo a loro. Io lo farò avvicinare ed egli verrà a me, poiché chi disporrebbe il suo cuore ad avvicinarsi a me, dice il Signore. Ok? Voi sarete mio popolo e io sarò vostro potere. Ecco la tempesta del Signore Yahweh. Il furore scoppia, la tempesta imperversa scroscia sul capo degli empi, dei malvagi. L'ardente ira del Signore Yahweh non si plancherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore negli ultimi giorni. Lo capirete. E infatti, noi lo stiamo capendo, iniziando dai nostri apostoli della Great Millstone GMS, a chi Padre ha aperto, ha dato lo spirito per capire queste cose qui. Fate attenzione che questo momento che sta per arrivare, il tempo dell'angoscia di Giacobbe, non sarà nulla di facile, ok? Vediamo chi saranno salvati. E il libro di Daniele, vado su capitolo 12, dice: in quel tempo sorgerà Michele, che nell'antico ebraico, come dovrebbe essere, il suo nome è Micaala, che vuol dire chi è come il potere, Yahweh, si intende, chi è come il potere. Michele è un angelo di guerra, un angelo di guerra, e lui sorgerà per difendere i figli di Yasharala, il popolo del padre. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo, il popolo del padre Yasharala. Vi sarà un tempo di angoscia, come avevo detto prima, come abbiamo letto prima, un tempo di angoscia, un tempo proprio durissimo sta per arrivare. Come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo, che okay, un momento come mai stato. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Ok? Per essere iscritto nel libro, devi aver mangiato il libro. Ok? Conoscere i suoi statuti, studiando le sue parole, osservando i suoi comandamenti al meglio della sua tua capacità, amarlo con tutto il tuo cuore, cioè Yahweh e suo figlio Yahweh Shai. Sperare solamente nel regno ad venire, perché questo mondo non ha nulla da offrire. Questo mondo è degenerato, è un mondo dei malvagi, è il regno dei malvagi e verrà distrutto a breve. Manca poco, ma manca tantissimo. Non è il momento di cercare carriere, non è il momento di diventare chissà cosa, è il momento di cercare la verità. E la verità è questa. Spero che siete stati edificati e lascio tutto questo nel nome del Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. E come avete sentito, questa è la lingua dell'antica ebraica. Ho fatto dei video riguardo questa lingua e l'importanza di conoscere il nome del Padre.
Mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. E pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.